Cerchiamo di entrare nella motivazione di questo momento di preghiera, di riflessione. Perché questa celebrazione? A un anno dall'omicidio di Francesco, in una notte oscura segnata dal sangue, in questa notte colorata e profumata di speranza, vogliamo vegliare, riflettere e pregare. Continuiamo a farci delle domande, a lasciarci guidare dalla parola di Dio. Siamo riuniti attorno al Vescovo, le tre comunità parrocchiali di Diamante, quelle di Santa Maria dei Fiori in Cirella, San Biagio e l'Immacolata qui in città, l'amministrazione comunale col sindaco, gli assessori, tutta la cittadinanza e tanti turisti presenti in quest'estate. La nostra città vuole esprimere ancora una volta in questa notte la passione per la vita, la cura della bellezza di cui il Signore ci ha fatto dono in questo giardino dell'Alto Tirreno, posto tra mare, terra e cielo, con una corona di monti a oriente e orizzonti d'infinito ad occidente. La presenza di tante persone che scelgono Diamante come meta per le vacanze non può essere sporcata da sangue, da risse, da mancanze di educazione e dal disordine morale. Lo stare insieme è bello perché è comunicazione di esperienze, stimolo per rendere l'accoglienza ancora più alta nella qualità. Dal buio e dalla morte è necessario liberarsi e dobbiamo farlo tutti insieme. La presenza del Vescovo è segno di incoraggiamento e di fiducia nelle capacità di accoglienza e di promozione di alta umanità che il popolo di Diamante ha espresso nel passato e continua a realizzare nel presente. Thank you.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, come abbiamo già sentito da Don Michele, siamo qui convocati questa sera per commemorare il carissimo giovane Francesco Augeri. Proprio l'anno scorso, in questa notte, è stato colpito a morte da un coetaneo in una di queste feste che purtroppo a volte si concludono in un disastro, in un lutto, in una situazione inammissibile. Mi hanno chiesto poc'anzi i fratelli della rete televisiva se eravamo qui ancora una volta per dire sì alla vita. Ho detto: ma quante volte dobbiamo dire sì alla vita? Si dice sì una volta per sempre, perché abbiamo sentito ancora dai nostri fratelli nel canto che il Signore ci ha dato la vita ed è un dono che si scopre giorno per giorno. Lo sa la mamma, il papà, che ricevono questo dono immeritatamente. Nessun uomo, nessuna donna potrà mai dire: abbiamo ricevuto questo dono, abbiamo meritato. Nessuno dei nostri papà e nostre mamme, immagino, lo abbia detto. Così come i genitori carissimi che io conosco, stimo, sono un buon amico della famiglia, sono cosentino, così come conoscevo il papà del Regio Magnifico Lettore, il senatore De Gaudio, e saluto voi che portate anche, fra poco sentiremo, anche il contributo di riflessione a questa assemblea, così come in particolare il signor sindaco, il dottor Magorno, che il senatore Magorno, che ha voluto, ha avuto l'iniziativa di convocarci, la Chiesa rappresentata da questi sacerdoti, che credo che giornalmente, per quanto la Chiesa abbia anche le sue lacune, ma si battano per promuovere la vita, non solo nella fase nascente, ma in tutto il suo, la sua parabola, il suo percorso, dalla nascita al termine naturale. E sappiamo quanto è diventato difficile anche già naturalmente assistere le diverse tappe della vita nelle persone che incontriamo, anche in questa bella cittadina di Diamante, che è un lustro per la nostra diocesi, il Tirreno, conosciuta ovunque. Bene, fratelli, ci affidiamo al Signore, intanto perché la nostra preghiera, veramente che nasce dal nostro cuore buono, vostro cuore buono, sia accolta in suffragio del caro Francesco, se avesse bisogno del nostro suffragio. Io non credo che ha bisogno, perché lui, come altri, sono martiri dei nostri giorni, martiri della strada, per esempio, questa nostra strada, e la 18 ha problemi, la 106 ha problemi, ma ci sono problemi perché alcuni nonno vivono con equilibrio, non sanno dosare con equilibrio quello che bisogna fare, come vivere, come anche di cosa anche nutrirsi o come vivere la festa, dicevo prima. Allora ci lasciamo anche, ci abbandoniamo nelle mani del Signore, perché sentendo anche la sua parola ci ispiri propositi e progetti sempre che siano inno alla vita, come dicevo, dono immeritato, ma che una volta ricevuto va protetto e custodito e amato. E dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato con noi, quando uomini ci assalirono, ci avrebbero inghiottiti vivi,
del furore della loro ira. Le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, ci avrebbero travolti acque impetuose. Sia benedetto il Signore che non ci ha lasciati in preda ai loro denti. Noi siamo stati liberati come un uccello dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto cielo e terra. Con voi dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recati al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti.
non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Carissimi, sappiamo bene che in questo anno, in tante occasioni, abbiamo avuto modo, voi in modo particolare, gli amici della famiglia Ruggeri, quanti hanno conosciuto Francesco a Diamante, modo di esternare il nostro dolore, la sofferenza, la solidarietà verso questo immane delitto che è stato commesso a danno di un loro figliolo, figlio. Ma il nostro è un popolo buono, dicevo prima, e quindi esprime ciascuno di noi dal proprio cuore quanto più sente di poter comunicare in un'occasione come questa, drammatica. E però qui questa sera, nella celebrazione liturgica che stiamo vivendo, abbiamo dovuto dare risalto, sebbene a poche pagine della scrittura, a qualcosa che illuminasse i nostri pensieri, già buoni, grazie a Dio, e fosse una parola che ci supera, è la parola di Dio, cioè, lo diciamo subito, la parola dell'uomo risente di questa creatura voluta dal Signore che porta l'immagine sua, l'immagine e la somiglianza sua, il cuore è buono normalmente, eccetto momenti in cui non si sa bene, anche la follia, si perde l'equilibrio, si perde l'uso della ragione. Ma la parola di Dio certamente supera i nostri limiti e apre un orizzonte di cui noi non sapremmo essere capaci. Pensavo questa sera, nel contesto della notte, come capita le liturgie della notte di Natale, la notte di Pasqua. Perché questo? Perché nella notte? Perché meglio appaia il contrasto tra quelle che sono le tenebre e quella che è la luce. Quando la notte di Pasqua si è al chiarore di una fiammella, di una candela, poi si accendono le luci di una cattedrale come la nostra, una bella chiesa dell'Immacolata come la vostra, allora si vede, si nota e si gusta la bontà della luce. Fra alcune ore ci sarà l'alba, ci sarà l'aurora, sarà il giorno, il sole. Ebbene, noi viviamo in queste tenebre, viviamo in attesa di questo giorno radioso. Per cui quando i discepoli di Emmaus che incontrano questo viandante che non sanno chi è, poi sapranno che è Gesù risorto, è uno dei primi incontri, risorto, dicono: resta con noi perché si fa sera. E nel loro cuore evidentemente avvertivano che nella sera, tipicamente simbolo della nostalgia e della morte, anche per quanto abbiamo capito anche attraverso autori che l'hanno
cantata la sera, ma resta con noi perché si fa sera. E quando questo pellegrino rimane, succede un fatto straordinario, strabiliante, cioè mentre lo conoscono, mentre parla, mentre lo vedono accompagnarsi il loro cammino di alcuni chilometri da Gerusalemme a Emmaus, a un certo punto nella piccola osteria dove sono ospiti, questo prende del pane, lo spezza, prende del vino, lo benedice, lo lascia loro e sparisce. Allora lo riconobbero, così conclude il Vangelo, se ricordate, allora lo hanno riconosciuto. E soprattutto avranno, possiamo legittimamente dire, avranno compreso finalmente le parole del Maestro che diceva: sarò condannata a morte, la mia passione, la morte e la risurrezione, poi risorgerò appunto così come risorgerete voi. Carissimi fratelli, senza la risurrezione di Cristo e la nostra fede non varrebbe nulla, è meglio affidarsi a una polizza assicurativa di quelle oggi, io non intendo molto, ma in ogni modo, di quelle oggi che corrono sul mercato per dire la salute, la vita, la casa contro le intemperie, perché no, ma da quando Cristo è risorto la nostra fede, dice Paolo, non è più vana, ma ha fondamento. Ecco perché, come ho visto anche dei fratelli della famiglia Uggeri, in questi mesi ho incontrato almeno una volta al mese in Cosenza, in un incontro di preghiera, come sia sorta in loro questa alba, sia consolidata meglio, grazie a Dio, perché il papà ha avuto già una formazione in un ambito ecclesiastico abbastanza vicino a noi, per cui grazie a Dio avevano già nella, e anche il ragazzo ha avuto sempre, piuttosto timido, sempre ha avuto quell'educazione che noi diremmo, vorremmo fosse integrale. Qui abbiamo maestri nel campo dell'educazione, ma oggi è un campo di battaglia. Io sento mamme che mi dicono: sapessi com'è difficile essere mamma. E lo stesso potrebbe dire il papà, e lo stesso dicono gli insegnanti, e lo stesso dicono tutte le categorie. Potrei dire anche io, da modesto vescovo, andato qui dalle montagne della Sila, ma ognuno di noi evidentemente si sente impari dinanzi a un compito che è importante, e poi soprattutto un compito, il nostro, vostro, che abbraccia la vita con tutte le sue sfaccettature. La parola di Dio, sapete ancora, se ricordate, è molto bello che quando passeggiano questi due, camminano meglio questi due discepoli insieme a questo viandante forestiero, quando quello parla il loro cuore arde di qualcosa di nuovo. È una persona straordinaria questa, e capita anche tra noi. Un uomo di fede, una donna di fede, le nostre vecchiette, grazie a Dio, senza anche grande cultura, ma con tanta sapienza cristiana, e sanno infondere tanta speranza, sanno dire parole belle, anche dinanzi a drammi come questo che stiamo commemorando. Ebbene, parole che commemorano la Scrittura, dico, non ricordate le Scritture quando dicevo queste cose. Io pensavo, quando lo sentivo il confratello leggere questo brano, ma non ricordiamo noi che già il Vecchio Testamento, addirittura nel libro dell'Esodo, di Mosè, Deuteronomio, il Signore aveva detto: non uccidere. Com'è possibile? Tutti cristiani sono in questa nostra Italia, al 99,9%. È possibile che ancora siamo rimasti nemmeno al tempo di Mosè, cioè nemmeno osserviamo il decalogo, le leggi scritte sulla pietra e consegnate da Dio a Mosè, negando tutta la storia precristiana, tutta la storia che porta poi a Gesù, il cantore della vita, perché ci mette, grazie a Dio, come dicevo, in uno scenario di paradiso, perché un bambino, un esserino è un prodigio. E dice qualche scrittore: quando nasce un bambino, ciò vuol dire che Dio non si è stancato di noi finché nascerà un bambino, ma sarà nero come i nostri frati, qualche sacerdote nostro che, grazie a Dio, gode tanta stima in mezzo a voi, perché so bene che grande cuore ha questo Don Eugenio, ma anche i nostri fratelli, diversi colori. Non possiamo giudicare dal colore della pelle, questo ci porterebbe lontano dal cristianesimo, certamente. Un giorno saremo chiamati dal Signore a vedere come ci siamo veramente regolati dinanzi a questo. Ero forestiero, ero ammalato, ero moribondo, ero un giovane che voleva vivere la sua vita ed è stato stroncato per una banalità,
persone che si armano prima evidentemente perché hanno pensieri di morte che li accompagnano, vengono anche dalle altre nazioni armati per uccidere carabinieri, per esempio, della nostra Italia. Ebbene fratelli, c'è da rivedere bene, oggi tanti studi ci sono su questo, tanti studi, e dicono, come dicevo prima, l'impotenza anche, per esempio, della famiglia, dicevamo anche col sindaco, che facilmente abdica o ha abdicato all'educazione dei figli, non ce la fa più, e poi dicono come vuole lui, come vuole questo nostro figlio, faccia come vuole. Non è così, non è possibile, questa non è libertà, questo è l'italiano, è libertinaggio, non fare quello che si vuole, bisogna fare quello che si deve fare, quindi corredare il dovere, diritti e doveri in una forma armonica, complementare. Io non voglio mettere per carità sotto accusa nessuno, perché dinanzi a queste cose il silenzio probabilmente vale molto più delle parole, la preghiera ancora di più. Però penso che oggi dobbiamo farci tutti un esame di coscienza, perché non capiti ancora una volta. Sarebbe utopia forse pensare, certamente non capiterà, spero, da diamante, ma chissà in quale altre parti ancora si considera ad uccidere per motivi analoghi a quello che ha passato il povero Francesco. Però penso che una maggiore consapevolezza dei doveri della famiglia, dei doveri della scuola, dei doveri della Chiesa e di un'alleanza tra queste agenzie educative ci sia sempre bisogno e ci sia una rinnovata presa di coscienza. I vescovi italiani in questo decennio hanno dedicato il loro impegno, io mi sono inserito in questo tempo degnamente, come ho detto, però sento che l'anelito di questa chiesa che viviamo, questa di Papa Francesco, è quella di costruire ponti, non muri, ponti con tutti quelli che per la vita, in questo caso, sono per la pace, sono per l'accettazione dei fratelli che non per loro colpa vivono in situazioni di grande disagio o di abbandono, di miseria, perché sarà ineluttabile. Questo l'ho appreso da quando ero giovanissimo, che i popoli della indigenza, caro senatore, busseranno le porte dei popoli dell'opulenza, è ineluttabile. Il sacerdote di grande cultura Cosentino diceva, io giovanissimo ero, dalla Cina, dai grandi paesi, questi grandi popoli busseranno le nostre porte, sarà ineluttabile questo. Ecco, guardiamo però avanti adesso, non scoraggiamoci, perché non soprattutto abbiamo la memoria di un giovane fratello a cui guardare, a cui pensare, alla sua famiglia. Se non è presente, sarà dato dal sindaco il motivo per cui non è presente, ma che io, come ho detto, incontro periodicamente, e che sento come il Signore e la grazia e la fede e la Madonna abbiano in loro ricostruito quella consolazione che noi umanamente, benché buoni cristiani, non saremmo riusciti a fare. Mentre ci sarà un altro canto, noi accenderemo le nostre fiaccole, proprio perché siamo illuminati nella notte della parola di Dio, e si illumina la nostra speranza, la nostra voglia di vivere, la passione per la vita, la passione per l'educazione, al rispetto. Questa lampada, questa fiamma, questa candela accesa la terremo per tutto il resto della celebrazione, della manifestazione. Thank you.
condividiamo con voi una riflessione in riferimento alla noia dei nostri figli dai pensieri di Alessandro D'Avenia. Ricostruiamo la voglia di vivere nei nostri bambini e ragazzi. Metti via quel telefono. È ormai la stanca litania che ripetiamo ogni giorno ai nostri figli per tentare di recuperarne la presenza, a casa, a tavola, in mezzo agli altri. La risposta, come a giustificare i loro occhi ipnotizzati dallo schermo, è quasi sempre la stessa: mi annoio. E hanno ragione, oggi più che mai. La costante stimolazione di cui sono capaci i telefoni, i tablet, infatti, attiva continuamente i meccanismi di ricompensa del cervello. Spento lo schermo, il bambino o l'adolescente precipita in un mondo le cui sollecitazioni appaiono pallide rispetto agli effetti speciali digitali, motivo per cui la soglia di percezione della noia è molto più bassa rispetto a chi è cresciuto senza dispositivi elettronici. È un tipo di noia nuovo, con cui chi educa deve fare i conti. Una noia artificiale, molto diversa da quella naturale che da sempre conduce i bambini a trasformare le cose che cadono sotto i cinque sensi in un viaggio di esplorazione e scoperta del nuovo. Scoprire significa letteralmente togliere il coperchio alle cose, ed è spesso la noia la molla per farlo. Ricordo ancora i pomeriggi in cui, per combatterla, mescolavo pericolosi intrugli improvvisandomi piccolo chimico, o sfogliavo le pagine di conoscere a caccia di storie e invenzioni altrui. La ricerca di senso riusciva così ad illuminare le cose, permettendo loro di uscire dal buio e dalla piattezza. Faceva saltare i coperchi. Oggi però il nuovo non è più sotto il coperchio, ma in superficie. Le superfici luminose che ci abbagliano con le loro immagini sfavillanti, rendendoci passivamente soddisfatti. I dispositivi digitali creano dipendenza perché ci gratificano subito e sempre, diversamente dalla gioia duratura di un'attività impegnativa, che si confronta fisicamente con la resistenza di quella che infatti chiamiamo la dura realtà. La gratificazione profonda si imprime nella memoria e la possiamo rievocare in ogni momento perché è diventata esperienza, parola che non a caso viene da una radice che indica l'attraversare, la stessa di pericolo e porta. Per fare esperienza della realtà bisogna infatti mettersi in pericolo, aprire porte, attraversare soglie. Lo schermo non apre porte, ma appunto ci scherma dal mondo, imita le porte, ma come metafore, cliccare o un portale. Lo schermo non è una soglia, ma un corridoio, con infinite porte che restano chiuse, come mostra il senso di vuoto che proviamo dopo ore a navigare senza mete tra video e notizie, molto diverso dall'appagante stanchezza di chi ha scoperto o vissuto qualcosa. La gratificazione superficiale è sì immediata, ma volatile, viene cancellata da un'ulteriore sollecitazione, che però deve essere più forte. Potremmo chiamarla escalation di click. Si tratta di fatto del meccanismo delle dipendenze. Più i ragazzi frequentano gli schermi, più sono felici. Il medium, se diviene fine, blocca la vita invece di liberarne e allenarne le potenzialità. Che cosa vogliamo per i nostri figli? Intelligenza, intesa come intus leggere, leggere dentro e quindi l'attraversare tipico dell'esperienza, o una mente da cavalletta, come è stata definita quella di chi, navigando, dimentica il compito di partenza? La mente cavalletta non trattiene perché non fa esperienza. Da dove cominciare per restituire ai ragazzi la gioia dell'esperienza? Non basta aprire a forza la loro mano e limitare l'uso degli schermi, bisogna integrarli. Mi soffermo oggi solo sul tema della lettura. La lettura del libro fisico resta una risorsa insostituibile per educare all'intelligenza profonda e all'attenzione. Da 0 a 2 anni è fondamentale la lettura in braccio, di libri di carta o simili, perché il bambino ha bisogno di fisicità e ripetizione. Deve poter toccare, stropicciare, odorare, persino assaggiare le pagine. Tra i 2 e i 5 anni occorre immergere i bambini in uno spazio da esplorare liberamente e riempirlo di libri, oggetti musicali, colori e tutto ciò che serve al linguaggio creativo, evitando, se possibile,
i babysitter analogici o digitali. I racconti possono diventare il rito per addormentarsi. La ripetizione delle favole allena i bambini sia alla logica sia al caos del mondo. Se volete prepararli alla vita, leggete o ascoltate insieme racconti tutte le sere, perché, diceva Chesterton, le fiabe non insegnano che esistono i draghi, ma come sconfiggerli. Da 5 a 10 anni i bambini devono imparare a leggere bene, e mi stupisce trovare alle superiori ragazzi ancora incerti proprio nel leggere un testo ad alta voce, il che significa che non lo capiscono e quindi non ne fanno esperienza, finendo per odiare la lettura e abbandonarsi al potere dell'immagine. Sarebbe opportuno avere tante ore curriculari dedicate alla sola lettura. Ci lamenteremmo meno del fatto che in Italia non si legge. Non legge chi legge male e non ha sperimentato la gioia delle parole porta. Oggi occorre educare quello che la Wolf chiama il cervello bialfabetizzato, che sappia muoversi sui due supporti, schermo e carta, perché richiedono attenzione e abilità diverse. Così avremo ragazzi capaci di intus leggere, di fare esperienza profonda nel mondo. Il letto da rifare oggi è quello di proteggere i bambini dalla dipendenza da schermo e provare almeno una sera a settimana ad accendere le pagine, leggendo ad alta voce in famiglia. Noi vogliamo figli liberi ed intelligenti, non cavallette. In piedi, fratello. Siamo riuniti in questa notte col cuore aperto alla speranza, con la mente sveglia e pronta a ripartire per l'avventura della vita che non si piega di fronte alle disgrazie e cattiverie umane, ma riconosce il male, lo guarda in faccia, sa riempirsi di forza e grazia per non voler sbagliare ancora. Ci rivolgiamo perciò a Dio nostro Padre e diciamo: Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Padre, che sei in mezzo a noi, non abbiamo dimenticato e non possiamo dimenticare le ferite del grido di morte del 22 agosto dello scorso anno. Siamo qui perché ancora una volta tu ci interpelli e ci chiedi: dov'è tuo fratello? Chi viene offeso con la morte, con l'insulto, con la sopraffazione, l'ingiustizia, continua ad essere nostro fratello. Donaci, Padre, il santo timore perché tutti ci obblighiamo a crescere nella responsabilità, nella sobrietà e nel sano e santo divertimento, che il tempo delle vacanze sia tempo di riposo e di crescita umana e culturale, e non tempo del vizio e del vuoto profondo. Preghiamo. Padre, Creatore e Signore dell'Universo, ci presentiamo a Te nella nostra fragilità umana, spesso incapaci di ascoltare le indicazioni di vita e di bene che ci dai, spesso chiusi alla luce che illumina il sentiero da seguire. Veniamo da Te per imparare a chiamare il male col suo nome, a rigettarlo per fare spazio ed amare il bene che è bellezza, luce e forza per la nostra esistenza e per la convivenza sociale. Preghiamo. Padre, tu hai privilegiato questa nostra città con tanti doni di bellezza. Il cielo, il mare, le colline, la posizione incantevole. È bellezza che richiama una bellezza più alta e profonda. Insegnaci ad accogliere chi viene a vivere tra di noi, anche se solo per qualche settimana. Che sappiamo donare loro pulizia interiore ed esteriore, sorrisi di pace e ambienti di vita sani. Che le nostre mani e quelle degli ospiti siano libere per accogliere, per sostenere, per salutare, e non impugnino mai i coltelli che prima o poi finiranno per sporcarsi di sangue e di morte. Che la bocca esprima la gioia e la tenerezza dell'incontro e del saluto e mai diventi istigazione al male. Preghiamo.
Signore, abbi pietà di noi. Padre, dona ai nostri sacerdoti, ai padri e alle mamme, agli educatori, agli amministratori della cosa pubblica, i doni dell'intelletto, della sapienza e della fortezza, perché mettano nel cuore e nella mente dei bambini le radici sane del rispetto, della civile convivenza, del senso civico e del bene comune, affinché quando raggiungono l'età adolescenziale della giovinezza esploda in essi la bellezza di una vita vissuta nell'ordine, nella responsabilità, nella costruzione di ambienti di vita pieni di quell'amore che esclude l'egoismo, il guadagno facile, la menzogna di paradisi artificiali appesi al filo dei vizi, che tutto sia supportato da un grande senso della realtà fondata sulla fede. Preghiamo. Signore, abbi pietà di noi. Dio nostro Padre, prendici per mano in questa notte, affidaci la Vergine Santa, patrona e madre di questa nostra città, infondi luce nella nostra superficialità, nella nostra sete di guadagno, nei limiti del compromesso, nell'offuscamento della dignità umana, nella pigrizia e sonnolenza in ordine alla custodia della vita e alla promozione del bene comune. Infondi la freschezza, la potenza e l'entusiasmo del tuo spirito, perché tutti riusciamo a scrivere con sudore e fatica pagine belle e significative da tramandare alle generazioni che verranno. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro Signore, che regna nei secoli dei secoli. Amen. Seduti, adesso ascoltiamo il nostro saluto intervento del nostro sindaco e poi del rettore dell'Università della Sapienza, il professore Eugenio Gaudio. Stasera ci ritroviamo insieme, comunità civile ed ecclesiale, cittadini, ospiti, per ricordare il giovane Francesco Augeri. Ciccio, dal racconto di chi lo conosceva bene, era vita, amicizia, altruismo, generosità, solidarietà. E in quella tragica alba, come diceva prima Sua Eccellenza il Vescovo, che ringrazio per essere qui, del 22 agosto di un anno fa, il suo sorriso, il suo futuro, la sua allegria sono stati brutalmente resi, come è reciso l'ossello del fiore più bello. Saluto ancora Sua Eccellenza il Vescovo, a cui va la mia sincera gratitudine per la sua presenza, i parroci con i quali abbiamo organizzato questo momento di preghiera e di riflessione, a testimonianza della collaborazione sinergica tra l'amministrazione comunale e le parrocchie, nel desiderio comune di costruire una società più giusta e pacifica. Saluto e ringrazio le autorità civili e militari, i sindaci, il rettore dell'Università della Sapienza di Roma, il professore Gaudio e tutti quelli che questa sera hanno scelto di essere qui in questa piazzetta di Diamante, nella piazzetta San Biagio. Non saremmo dovuti però essere qui, sicuramente non per questo motivo, non per ricordare una giovane vita spezzata, una morte di cui in un certo senso tutto dobbiamo sentirci responsabili e di cui voglio chiedere perdono ai familiari, ai quali mi stringo con tutto il mio affetto, facendo sentire loro l'abbraccio dell'intera città di Diamante. Chiedo perdono perché le istituzioni in questo caso hanno fallito nel loro compito di garanti della sicurezza dei cittadini. Diamante ha nel suo patrimonio una storia di ospitalità, di attenzione al benessere dei propri ospiti. La tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini rappresenta un punto fondamentale nella qualità della vita e dell'accoglienza di una cittadina come Diamante, a forte vocazione turistica, che registra nella stagione estiva un numero elevato di presenze e quindi un notevole incremento della popolazione con tutte le criticità che ciò comporta. Questa amministrazione sta rivolgendo particolare attenzione alla tutela della sicurezza.
adottando provvedimenti amministrativi apparentemente impopolari, ma necessari, e che mirano innanzitutto a rassicurare i cittadini sull'impegno e sulla presenza dello Stato e delle istituzioni nel garantire la legalità, il rispetto delle regole, soprattutto per quanto riguarda il controllo del territorio e la prevenzione. Il divertimento, lo abbiamo ascoltato, la socializzazione dei giovani non possono essere confinati in un bicchiere di birra o in un mojito, che diventano elementi catalizzatori alfieri di comportamenti disibitori che troppe volte degenerano e mettono a serio rischio l'incolumità delle persone. Mi dispiace, questa non è movida. Lo sballo in discoteca senza regole e controlli, la musica oltre i decibel e gli orari consentiti, gli schiamazzi fino all'alba, bere fino a vomitare l'anima, l'uso sistematico di droghe non hanno niente a che fare con la movida. I giovani hanno da spendere i loro anni più belli e dobbiamo essere noi adulti ad impegnarci perché la movida non diventi motivo, anche serio, per rovinare questa età. E dovete tutti gli adulti responsabili, a maggior ragione se impegnati in ruoli pubblici, intervenire perché i ragazzi possano continuare a divertirsi, come è giusto che sia, nell'ambito non solo del lecito, ma soprattutto dell'intelligenza, e ubriacarsi per poi fare a pugno o peggio, non è intelligente. I giovani vanno prima di tutto ascoltati e capiti, hanno bisogno di tempo dedicato, di più dialogo, hanno bisogno di essere indirizzati ai veri valori della vita, al rispetto del valore più prezioso che è appunto la vita. Parafrasando Sandro Pertini, i giovani non hanno bisogno di sermoni, di belle parole, ma hanno bisogno di adulti che siano sempre più quella casa che li accoglie, quella roccia a cui aggrapparsi, adulti che restituiscono loro la fiducia e la speranza di un futuro migliore. Questa sera vogliamo ricordare, e i ricordi hanno un senso solo se rapportati ad oggi, se danno modo di riflettere sul presente per non commettere gli stessi errori. Siamo qui appunto per mantenere viva la coscienza di quello che per la famiglia di Francesco Augeri è stato un olocausto, affinché insieme la famiglia, la scuola, le istituzioni, la Chiesa e non per ultimo lo Stato, ognuno per la propria parte, tutti contribuiamo a rendere questo territorio più sicuro, in modo che nulla di simile mai più si ripeta. Il filosofo Diogene girovagava per la città con una lanterna accesa in pieno giorno, affermando che servisse per cercare l'uomo e la sua vera identità. E cercare l'identità significa soprattutto riconoscere in ogni persona e comunità un volto, un'anima, una storia, una dignità, dei diritti e dei doveri da rispettare. E concludo invitando ciascuno di noi a tenere sempre accesa la propria lanterna per vigilare sui nostri figli e illuminare le loro vite. Adesso diamo la parola con tanta gioia al rettore dell'Università della Sapienza di Roma, il professor Gaudio. Grazie, buonasera a tutti, un saluto deferente a Sua Eccellenza il Vescovo, saluto al Sindaco, al Senatore Magorna, ai sindaci qui presenti, ai parroci, a tutti presenti e ringrazio per avermi invitato a fare qualche breve considerazione. Un saluto e un pensiero a Francesco e alla sua famiglia che sono, diciamo, i protagonisti di questa serata, a cui va il nostro pensiero commosso e che rappresenta un po' il simbolo di quello, come diceva prima il sindaco, che non deve, non dovrebbe avvenire, ma che purtroppo accade. Come ha detto molto bene Papa Francesco, questo non è un'epoca di cambiamento, è un cambiamento d'epoca. Le certezze su cui abbiamo vissuto per decenni sono in qualche modo venute meno, il mondo si è aperto, siamo in un'epoca di multiculturalità, multirazzialità,
multireligiosità e dobbiamo imparare a convivere con questa nuova epoca che ci impegna più della precedente, in cui c'erano le nostre certezze e le nostre sicurezze. Come fare? Cosa dobbiamo dire ai giovani? Perché i giovani sono quelli che poi avranno la responsabilità del futuro e che abbiamo la responsabilità di condurre sulla strada di un futuro migliore di cui loro siano protagonisti. Come responsabile della più grande università europea, io ho il piacere di incontrare tutti i giorni giovani italiani di tutte le regioni, stranieri, abbiamo oltre 8.000 studenti stranieri, e vedere in loro la voglia di sapere, la voglia di conoscere. È stato ricordato prima con quella bella riflessione che abbiamo ascoltato il valore della lettura. Io voglio dire qualcosa che è legato anche al mio ruolo, il valore dello studio, il valore dell'impegno. Oggi in Italia abbiamo troppi giovani che non terminano gli studi, non passano dalla scuola secondaria all'università, abbiamo il più basso numero di laureati, l'Italia è il paese che ha il più basso numero di laureati rispetto ai paesi con cui ci confrontiamo, rispetto alla Francia, rispetto alla Germania, rispetto all'Inghilterra. Loro hanno circa il 40% di laureati nella popolazione fino ai 34 anni, noi abbiamo il 24%. Che vuol dire studiare? Che vuol dire leggere? Vuol dire conoscere e porsi con umiltà di fronte alla complessità della realtà che viviamo, e non in maniera superficiale o in maniera, come dicono i nostri sociologi oggi, liquida, fondata su un presente che è dato soprattutto dal contatto continuo con un mondo virtuale che ci è dato dai moderni strumenti che abbiamo a disposizione e che ci occupano quotidianamente per una comunicazione. E anche qua mi piace citare Papa Francesco, per cui oggi è più facile dare l'amicizia, prima si dà l'amicizia e poi magari si conosce la persona. Qualcosa non va, qualcosa non va. Noi dobbiamo essere impegnati perché i giovani, e ho il piacere di dire che in Italia abbiamo un capitale umano di eccezionale valore, i giovani che ho avuto modo di conoscere sono giovani di grande qualità, sono giovani che viaggiano. C'è la generazione Erasmus che ha avuto la possibilità di conoscere, di studiare in Europa, all'estero, di arricchire le proprie esperienze. Sono giovani che però hanno bisogno di una cosa che ci interroga profondamente, hanno bisogno di esempi. E penso che noi più adulti ci dobbiamo interrogare sull'esempio che siamo in grado di dare. E qua mi piace citare, lo faccio spesso, Papa Paolo VI, che 50 anni fa disse: la nostra epoca ha bisogno di testimoni, non di maestri. Chiediamoci se siamo buoni testimoni. Ecco, penso che questa sia la domanda che ci dobbiamo fare, perché in questo modo potremmo essere veramente utili, testimoniando con il nostro impegno, con la nostra serietà, col nostro amore per la vita, che è fatto di tante cose, che è fatto dall'amore che si ha per la famiglia, dall'impegno che si ha nei confronti degli altri, dalla disponibilità, da quella forma, dalla carità, che va dalla carità intellettuale alla carità concreta, e che ci può veramente dare un senso alla nostra giornata, ma soprattutto essere testimoni nei confronti dei giovani, perché scelgano un progetto di vita e non, come a volte capita, come oggi siamo costretti a commemorare, un progetto di morte. Questo è il nostro impegno, un impegno per un futuro migliore. Io sono molto ottimista, perché conoscendo veramente la qualità dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, non si può indulgere a un pessimismo nichilista, come a volte capita di sentire anche dai mezzi di comunicazione di massa, ma semplicemente un impegno maggiore, perché la ricchezza, la bellezza della vita e la bellezza del futuro possa veramente illuminare la strada dei nostri giovani, con la conoscenza, con l'impegno a favore degli altri, con il servizio a favore degli altri. Grazie a tutti, buona serata.
volevo anche salutare gli arcisindici che sono dei paesi vicini che ci hanno onorato la loro presenza questa sera. E volevo ora leggervi un messaggio che la famiglia di Francesco, papà Dario Augeri, mi ha mandato. Ci siamo sentiti sia ieri che oggi. Per la verità avevano anche maturato l'idea di poterci essere, ma poi avevano stasera la messa alle ore 19 per il loro figlio, poi altre motivazioni mi hanno indotto a rimanere a Cosenza e di mandare questo messaggio, proprio che io vi leggo integralmente così come il papà me l'ha mandato. Intanto c'è un ringraziamento per questa lodevole e significativa manifestazione nell'anniversario della morte del loro figlio Francesco. Così scrive il papà: dopo un anno di silenzio voluto dalla mia famiglia per rispetto a quanti, i magistrati, l'arma dei carabinieri, hanno lavorato instancabilmente per indagare su un crudele omicidio compiuto in pochi minuti da un branco di giovani violenti e feroci, senza alcun giustificato motivo e con fredda determinazione, abbiamo accolto e molto apprezzato l'iniziativa di questa sera che, al pari della fiaccolata organizzata nell'immediatezza della tragedia, merita tutta la nostra ammirazione per la sensibilità e l'attenzione dimostrata per il sacrificio di Francesco, papà lo chiama così, un giovane generoso che si è immolato sull'altare dei valori dell'amicizia e dell'impegno verso le persone in difficoltà. Nostro figlio era un giovane come tanti, positivo, gioioso, con una grande voglia di vivere, simpatico, di un'intelligenza pronta e vivace, molto generoso e leale. Ma proprio questa sua grande generosità e lealtà lo hanno condotto al sacrificio della propria vita, consumato ai piedi della statua di Padre Pio, santo a cui tutta la nostra famiglia è tanto devota. Ricordo che ha sottolineato più volte papà anche telefonicamente del loro cammino di fede che stanno seguendo, così come accennava Sua Eccellenza. Seguendo gli insegnamenti della Santa Madre Chiesa, crediamo che certamente il suo sangue potrà essere fecondo e portare frutti buoni e abbondanti soprattutto tra i giovani come lui. Ma ad un anno dalla tragedia che ha colpito la nostra famiglia, ci pare altrettanto importante continuare a puntare i riflettori sulla ricerca della verità intorno ai fatti accaduti in quella notte di sangue tra il 21 e il 22 agosto 2018. Una ricerca che ha presentato non poche difficoltà, ma condotta con altrettanto tenacia dai magistrati di Paola e di Catanzaro, coadiuvate dall'arma dei carabinieri, verso cui abbiamo nutrito sin dall'inizio sentimenti di grande stima e fiducia. Anche nell'occasione di questa manifestazione vogliamo noi invitare coloro che quella notte erano presenti allo svolgimento dei fatti di collaborare con gli inquirenti, perché solo rompendo il muro dell'omertà e del silenzio si potrà costruire un mondo migliore per tutti e d'altra parte si impedirà di far passare questo feroce omicidio come un normale fatto di cronaca, da dimenticare o addirittura da esorcizzare. E qui il passaggio, a mio avviso, molto più bello e più significativo per tutti quanti noi. Come genitori di Francesco, noi desideriamo e preghiamo perché quello che è accaduto al nostro figlio non possa ripetersi mai più e che i nostri ragazzi e i nostri giovani possano vivere il rapporto con l'altra persona, anche se sconosciuta, con gesti di pace, di rispetto e di apertura allo scambio di idee e di sentimenti positivi, allontanando da sé ogni atteggiamento tendente al bullismo, alla violenza e al cameratismo. L'amore per l'altra persona è un valore che fa felice chi lo vive dentro di sé e colui che lo riceve. L'odio e la violenza generano invece solo inquietudine e infelicità nell'anima di chi li cova dentro e di chi li subisce. Noi auspichiamo che dopo questa manifestazione ci incontreremo ancora con il nome di Francesco, perché riteniamo che dopo il sacrificio della sua vita in terra di diamante, Francesco debba essere sentito simbolicamente anche
come figlio di questa comunità. Sono certo che dal cielo egli pregherà e starà vicino ad ognuno di voi. E saluto tutti quanti voi qui presenti in questa serata di commemorazione e di ricordo. Di questo momento che abbiamo vissuto insieme, un momento forte, credo che ciascuno di noi tornerà a casa con pensieri da dover maturare, dover conservare e applicare, se anche nel senso certo positivo. Immagino per quanti in famiglia possano avere bisogno di i ragazzi, i giovani, di sostegno, di aiuto, di indicazioni, perché noi cristiani soprattutto siamo non solo credenti ma credibili, perché questo cristianesimo in Europa specialmente così invecchiata sta dando segni di decadimento, ma vistosi segni di decadimento, mentre altrove, grazie a Dio, questi paesi che accennavo, l'Africa, l'Asia, le Americhe, l'America Latina, ci sono di ritorno cristiani con, diciamo, di nuova generazione, per cui danno il vero valore a ciò che conta, la vita innanzitutto, opera di Dio nelle nostre mani. Preghiamo, concludiamo con un Padre nostro Signore, l'Ave Maria, la Madonna, e una preghierina anche per il nostro caro Francesco defunto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona a noi, Signore, splende a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Il Signore sia con voi. E benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. In nome del Signore andiamo in pace. Andiamo, grazie a Dio.